La pace e la benedizione di Dio siano su di voi. Siamo molto felici, cari fratelli, di incontrarvi in questa solenne cerimonia. A nome di PSM Est do il benvenuto a tutti voi, che l'Altissimo vi ricompensi per aver accolto il nostro invito. Mi auguro che possiamo vivere insieme dei momenti di profonda fede ed elevata spiritualità. L'occasione che ci riunisce oggi è il 7° anniversario della morte dell'imam Abdessalam Yassin. Che Dio lo abbia in misericordia. Quando ricordiamo i nostri morti, la prima cosa da fare è pregare Dio affinché abbia pietà di loro e elevi il loro rango presso di Lui. Ricordando i nostri morti, ricordiamo a noi stessi l'incontro con Dio. In questa vita siamo in cammino continuo verso Dio. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: tu sei in faticoso cammino verso il tuo Signore e lo incontrerai. Con quale volto incontreremo Dio? Questa è la domanda che più ci faceva l'imam in ogni suo discorso, in ogni suo incontro. Il ricordo di Dio e il ricordo del suo incontro era l'argomento centrale dei suoi discorsi e dei suoi incontri. Questa occasione, carissimi, ci ricorda Dio e ci ricorda l'imam, che ha vissuto per Dio e con Dio. Cari, carissimi, questa è un'occasione che ci ricorda il patto che abbiamo stretto con l'imam, impegnandoci a studiare a memoria l'intero sublime Corano e a essere delle scuole del Corano che collegano le generazioni. È un'occasione questa per ricordare l'imponente patrimonio che l'imam ha lasciato, scritto in migliaia di pagine e in decine di libri, a farlo conoscere all'umanità affinché non possa trarre vantaggio dopo la lunga censura a cui è stato sottoposto, poiché l'imam non è esclusivo per un gruppo o di un gruppo, e il suo pensiero non può essere ridotto a un singolo paese e a un singolo gruppo. È un'occasione questa, cari fratelli, per incontrarci e dialogare con i protagonisti dell'Islam nel nostro paese, con i comuni musulmani e con tutte le buone volontà nella nostra società. Quest'anno abbiamo scelto di presentare in questa occasione l'edizione italiana del libro Richiamo all'essenziale, un libro che richiede di noi o da noi una comprensione profonda e una pratica concreta. Esso è un promemoria dei fondamenti della sua scuola e delle 10 virtù che bisogna comprendere e far conoscere, ma ancora più importante tradurre in un comportamento e una condotta quotidiana. Che Dio rinnovi la sua misericordia sull'imam e gli doni
la vicinanza del Signore Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله وشكر الله للحضور جميعا ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله لا يفوتني أن أشكر la diocesi. Dobbiamo anche ringraziare la diocesi di Modena che ci ha ospitato in questa bellissima sala, e questo è un grande segnale e ha tantissimi significativi. Il rapporto, alhamdulillah, tra la comunità musulmana e la diocesi di Modena è un rapporto di affetto, di amicizia e di fratellanza, che Dio inshallah ricompensi tutti che hanno contribuito nel questa relazione, questo rapporto fraterno, umano. E vi ringrazio tutti, cari fratelli, della vostra presenza e della vostra partecipazione. Wa jazakumullahu khairan.